Ripensare al futuro, immaginarlo, comprenderlo e costruirlo attraverso il dialogo e lo scambio di conoscenze e competenze. Con questo obiettivo è stato organizzato il primo incontro sul tema Dialoghi sul futuro, sviluppi e regole, che si è tenuto il 16 novembre nell'aula 31 del campus universitario di Viale Pindaro a Pescara. Lo spunto del dibattito coordinato da Lina Palmerini, editorialista del Sole 24 Ore, è stato offerto da due libri e dai loro autori presenti per l'occasione. La corruzione spuzza contiene le riflessioni di Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione, mentre il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, ha sviluppato una giornata analisi delle potenzialità attuali del nostro paese nel suo libro Che cosa sa fare l'Italia. Il dibattito, aperto dal saluto del magnifico rettore dell'Università Gabriele D'Annunzio, Sergio Caputi, è stato seguito attentamente dai numerosi presenti che hanno affollato l'aula dell'Ateneo. Un cenno di saluto è stato offerto anche dal professor Luciano D'Amico, rettore dell'Università degli Studi di Teramo. Oltre a Raffaele Cantone e a Salvatore Rossi, al convegno hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, che al termine ha proposto una sintesi efficace sui temi oggetto del dibattito, partendo da tre riferimenti basilari. Dal quadro di regolazione, di legislazione, di risposta di giustizia, di rispetto del principio di legalità, discende una parte non secondaria della possibilità per il nostro Paese di utilizzare il potenziale di crescita. Crescita, sviluppo e legalità si coniugano necessariamente appunto per il presente e per il futuro. Tre aspetti diversi, il CSM, l'autorità anticorruzione e la Banca d'Italia, che si confrontano in un dialogo a più voci per cercare di capire quali possono essere le linee di sviluppo non solo economico ma anche di fiducia e di sentiment, sì, per l'Italia. Tre punti di vista istituzionali differenti ma tutti convergenti verso quella prospettiva a cui mi riferivo prima, ovvero legalità e sviluppo, tre soggetti caratterizzati da un altissimo grado di autonomia e di indipendenza e quindi in quanto tale portatori di attività, iniziative, decisioni politiche proiettate al futuro. C'è bisogno di incontri come questo per costruire fiducia? Io penso proprio di sì, perché uno dei modi per ricreare le condizioni di fiducia, di vicinanza tra i cittadini, tanto più tra studenti, professionisti e istituzioni, è quello del confronto, del dialogo, della trasparenza.